Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, buongiorno, buongiorno, buon lunedì mattina a tutti voi! Mamma mia ragazzi, che settimana incredibile quella che ci aspetta in questi giorni, in questa settimana, l'hai già detto. Ragazzi, tra pochissimo, tra pochi giorni, tra poche ore, arriverà la nuova season, la stagione numero 7 che tutti siamo in attesa di vedere cosa porterà nella mappa di Fortnite, quali novità, quale cose nuove, quale skin, quale battle pass, insomma, tanto, tanto hype per quello che ci riguarda. Come sappiamo, ragazzi, oggi parleremo ovviamente dell'iceberg, di alcune novità dell'iceberg che sono state notate proprio nelle ultime ore. Ma non solo, ragazzi, perché parleremo anche di una bufera incredibile che sta avvenendo nel dietro le quinte di Fortnite, una battaglia legale incredibile che adesso vi spiegherò un pochettino di che cosa si tratta. E ovviamente, ragazzi, vedremo anche delle curiosità relative al Winter Royale, ovviamente il primo torneo con qualificazione esclusivamente online di Fortnite. Ma ragazzi, prima di addentrarci dentro tutto quello che devo dirvi, mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su, di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle notifiche e sugli aggiornamenti di Fortnite. Ma ragazzi, ancora un secondo ve lo porto via perché voglio farvi la domanda. Voglio farvi la domanda e non potete, ragazzi, non rispondermi proprio qui sotto nei commenti. Sapete che io li leggo e vi metto i cuori quando mi rispondete, lo sapete. La domanda, ragazzi, è abbastanza semplice, ma non tanto. Voglio sapere, secondo voi, che ruolo avrà l'iceberg in questa season che sta per arrivare. Ditemi un po', ragazzi, le vostre idee, tutto quello che vi passa per la testa, scrivetemelo qua sotto. Quindi, ciancio alle bande, bando alle ciance, cominciamo subito e parliamo appunto dell'enorme bufera legale, enorme bufera legale che si sta consumando, come già vi anticipavo, sul dietro le quinte di Fortnite ed è relativa all'emote Swipe It, quella che state vedendo in questo momento. Più precisamente, se la volete vedere in movimento, beh, GG per Xyuder che mette lo slideshow sopra la webcam. Ecco, più precisamente questa, ragazzi, in poche parole, quella che lui shabala tutto girato, fa tutto così, una roba del genere. Non so se sapete che questa emote, ragazzi, è stata rivendicata da un rapper. Sembrerebbe che sia un'emote di proprietà esclusiva di questo ragazzotto qua, ragazzi, il signor Chumilly Hires, che non so chi sia, ma che in questa immagine che state vedendo sta appunto eseguendo la stessa emote in un suo video musicale, che è antecedente all'uscita di Fortnite. Il ragazzone ha fatto le cose fatte bene, ha aspettato che Fortnite macinasse milioni su milioni per andare branc giù di prepotenza con i suoi legali e quindi indurre una causa che cita ovviamente Epic Games per plagio. Abbiamo alcune delle sue parole dove dice: io come I don't even want to watch them for all the millions. Non è che gliene frega tanto dei milioni relativamente, perché è pieno di soldi in realtà questo ragazzo. Però dice: sapete di cosa sto parlando? A me non piace intraprendere questa causa legale, però sto semplicemente difendendo quello che è di mia proprietà, quindi una mia creazione. Ovviamente diciamo che 5-10 milioni in saccoccia non gli farebbero assolutamente schifo. Va avanti dicendo che non ho mai preso nessun compenso per aver utilizzato l'emote che ho, il balletto che ho creato, e sono abbastanza contento, sono abbastanza sicuro di avere David Hack come mio avvocato, che è un avvocato abbastanza famoso, che appunto parli al posto mio e che mi difenda in tribunale. Quindi, ragazzi, se vi interessa, ovviamente vi terrò aggiornati su quello che succederà, su come andrà a finire questa battaglia legale. Secondo me, se vi volete la mia opinione, Epic Game, silenzio, gli dai i soldi che gli chiede, cancella l'emote perché probabilmente
probabilmente sparirà, swipe it, ma sotterra la questione e va avanti senza andare a perderci troppo tempo e troppe energie. Ma ragazzi, attenzione, perché vi ricordo un'altra cosa importantissima: da ieri è disponibile il nuovissimo spray, ragazzi. Come vi avevo già anticipato, questo spray si trova solamente nei Walmart, purtroppo americani, quindi se avete amici che abitano lì o se avete modo di contattare persone che sono in America, ditegli di passare da Walmart e farsi dare un coupon gratuito in uno dei Battle Bus che sono inseriti appunto in questi supermercati e che, come vedete da questo simpatico ragazzotto che tiene in mano tutti gli oggetti, hanno un sacco di roba strabella su Fortnite. Come vedete ci sono magliette, peluche del lama, i pop-up, quelli con la testa gigante che abbiamo anche noi in Italia, insomma un sacco di robe bellissime, oltre che dare a tutti un coupon con un codice da inserire nella pagina di Fortnite, fortnite.com/redeem con due E, giusto che almeno sarebbe redeem la pronuncia, e otterrete quindi immediatamente lo spray gratuito. Ma ragazzi, ovviamente non possiamo non parlare di quello che è sulla bocca di tutti in questi giorni su YouTube mondiale. Ovviamente, ragazzi, nel castello sono state scoperte delle luci. Quindi attenzione ragazzi, qua si è alzato un casino su Reddit, sui forum dedicati a Fortnite, perché ovviamente la community è impazzita vedendo questo nuovo dettaglio. Basta una cagatina per impazzire, ragazzi. Allora, domanda, questa la dico io, non l'ho letta da nessuna parte. Domanda numero uno: è vero che nei castelli c'era comunque la luce, però diciamo che, porca vacca, una luce così intensa è un po' dura che sia data da un fuoco, per quanto possa essere intenso. Quindi potrebbe, secondo me, il castello essere comunque tecnologico. Ecco, non so se mi riesco a spiegare. Ed ovviamente la domanda che ci poniamo tutti è, e che voglio fare anche a voi, cioè ve ne faccio un'altra: secondo voi chi c'è dentro questo castello? Diciamo che le opzioni che si stanno spargendo in questo momento su Fortnite, su YouTube, su Reddit, sono due. Quindi il Ragnarok, ovviamente, perché era già stato detto che probabilmente non aveva finito il suo compito in Fortnite, il Ragnarok, oppure AIM, quindi la skin in realtà che ci è stata regalata nel completamento della settima settimana della season 6, ma che in realtà non ha fatto nulla, nel senso, cioè, ok, abbiamo AIM, quindi chi è questo qua? Sappiamo che ha le braccia e le gambe congelate, quindi è facile poterlo associare al castello che c'è sull'iceberg o alla torre. Noi diciamo castello, ma potrebbe essere semplicemente una torre, quindi staremo ovviamente a vedere. Una piccola curiosità, ragazzi, arriva però dal profilo Twitter di Donald Mustard, che è praticamente il creative director di Epic Games, diciamo il capoccione sul gulo in poche parole, che ha modificato la sua abitazione in The Iceberg. Quindi lui adesso abita nell'iceberg, ragazzi, quindi una cosa abbastanza divertente e carina da dire. Abbiamo anche delle immagini prese proprio ieri nella mappa di Fortnite. Come vedete la tempesta oramai è in prossimità dell'isola dove noi giochiamo, e come vedete si sta davvero davvero avvicinando con una velocità incredibile. Staremo ovviamente a vedere quello che succederà. Per chiudere, ragazzi, due parole velocissime sulle statistiche del Winter Royale. Allora, ragazzi, tendo già a dirvi che hanno giocato 9,2 milioni di persone, e le persone che parteciperanno al torneo saranno solo 400, quindi è lo 0,00004% del totale di persone. Sono stati giocati 573.000 partite, hanno fatto 2,36 bilioni di colpi andati a segno, 186.000 ore giocate. Qua sotto c'è un, aspetta che mi tolgo io, 13,32 milioni di punti ottenuti totalmente, 1,89 milioni di danni da caduta, 23,1 milioni di risorse recuperate e 633.000 persone che sono morte nella tempesta. Quindi, ragazzi, dicevano su Reddit indicativamente che se avete fatto almeno 2 o 3 punti a partita,
c'è una buona probabilità, diciamo, che potreste essere selezionati nei giocatori. Ovviamente si considerano un sacco di fattori, però sperare non costa mai. Beh ragazzi, io direi che per oggi è tutto, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto, ciao!